quarto capitolo della serie Mountain Bike Tip and Tricks su Vienduro Mountain Bike Channel. Oggi siamo andati a Mendrisio, al Pump Track, a imparare la guida attiva. Come ho detto prima, quarto capitolo in ordine cronologico, ma non per questo meno importante. Questa è guida attiva. Questa no. Anche questa è una guida attiva. Ma questa proprio no. Capita la differenza? Vediamo come imparare a guidare attivamente. Così saremo noi a imprimere il nostro volere alla bicicletta e non il contrario. Partiamo dalla posizione di base. Mento direttamente sopra la pipa del manubrio, con la schiena dritta. Gomiti larghi e ginocchia larghe. Questa posizione ci dà un baricentro centrale e basso e ci permette di far lavorare la bici sotto di noi. Ora invece vediamo come, partendo dalla posizione base, possiamo imporre il nostro volere alla bici. Due movimenti distinti ma da svolgere in sequenza sono alla base della gestione delle compressioni. Le braccia verticalmente assorbono e spingono sulla compressione. Le gambe invece orizzontalmente in avanti spingono per darci propulsione e velocità. Questa è la guida attiva e la capacità di gestire le compressioni. Se usiamo la guida attiva correttamente, smetteremo di pedalare in discesa. Pompando su ogni sasso, radice e passaggio tecnico, avremo propulsione e velocità. Inoltre, avremo più consapevolezza perché saremo noi a imporre il nostro volere alla bicicletta. Ciao a tutti e alla prossima su Vienduro Mountain Bike Channel, Trails, Review and Tutorials.